a tutti i pasticcioni, bentornati nella mia cucina. Come state? Spero bene. Oggi preparerò il pane pomodoro. Qui in Sardegna si usa tantissimo, praticamente è della pizza coperta, semplicemente. Per fare il pane pomodoro occorrono 500 g di farina zero, 15 g di lievito di birra, 3 cucchiai di olio d'oliva, 2 cucchiai di sale, due cucchiaini di sale, un cucchiaino di zucchero e circa 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Io oggi userò la planetaria, ma va bene qualsiasi strumento voi utilizzate, bimbi, impastatrice, appunto, anche a mano, è semplicissima. Allora, ho versato la farina. Ora sbriciolo il lievito, lo zucchero e faccio lavorare qualche secondo. Aggiungo l'olio, aziono di nuovo la macchina e piano piano incorporo l'acqua. L'acqua è quasi incorporata, aggiungo il sale. Ricordatevi, il sale va sempre lontano dal lievito. E continuo a lavorare finché l'impasto è omogeneo, liscio e bello morbido e si stacca naturalmente da tutte le pareti. Ci vorranno circa 5 minuti. Dopo 5 minuti l'impasto è pronto, lo stacchiamo, non appiccica neanche alle mani. Lo togliamo da qua. Lo trasferiamo in una ciotola. Gli diamo la forma. Copriamo e facciamo lievitare fin quando raddoppia. Dovrà arrivare circa al bordo della ciotola.